Ciao a tutti, eccoci qua. Siamo alla seconda fase della quarta generazione di Mégane, in questo caso Mégane Sporter E-Tech, soprattutto. Sporter è la versione, chiamiamola Station Wagon. Una Mégane è una macchina molto importante per la casa francese, per Renault, perché calcolate che questa è la quarta versione, seconda fase. Dal 95, dall'anno di lancio dal 95, ne sono state vendute ben 7 milioni, di cui il 50% di questa tipologia è andato ad aziende. È una macchina perciò votata, certamente importante perché votata al business, importante per le aziende, ma anche per il privato. Perché questo? Perché chiaramente è una macchina che ha un volume di carico molto interessante, sia nella fase, diciamo, normale, per cui parliamo di 400 litri di baule, poi abbattendo i sedili, abbattendo anche questo anteriore, abbiamo veramente una fase di un'ampia zona di carico gestibile anche in lunghezza, appunto potendo abbattere anche il sedile passeggero nella parte frontale. Questa è ulteriormente importante perché parliamo della E-Tech, cioè della ibrida plug-in. Perché è importante? Perché soprattutto parlando di aziende, naturalmente parliamo di macchine che sono destinate a percorrere molti chilometri, per cui naturalmente la parte relativa all'economia di gestione di queste macchine è molto importante. Parliamo di 1,3 litri per percorrere 100 km, perché qui ci muoviamo soprattutto in modalità elettrica, abbiamo 65 km di autonomia in città, 50 fuori città in modalità full electric, poi quando invece serve il motore termico, quando entra in funzione, comunque nel computo totale, nell'arco di 100 km di marcia, noi consumiamo 1,3 litri, che è veramente una cosa molto interessante dal punto di vista economia di gestione. Noi siamo ad esempio sulla Sporter, sulla RS Line, quella più sportiva della gamma. Abbiamo avuto una rivisitazione generale esterna, sia al frontale, una nuova mascherina, un nuovo scudo, nuovi fari full LED. Abbiamo avuto anche un rinnovamento degli interni, con qui vediamo un grosso schermo 9,3 pollici, perciò molto ben visibile, piazzato anche molto bene. Questo, lo ripetiamo, è importante perché è una questione di sicurezza. Noi, senza dover distogliere lo sguardo dalla strada, abbiamo subito tutte le informazioni sotto controllo. Così come è molto ben visibile anche la strumentazione del cockpit. Questo è molto importante soprattutto in un'auto ibrida, perché ci consente di tenere sott'occhio quanta carica abbiamo disponibilità. Gli interni, come vediamo, sono in questo caso direttamente sportivi, cioè lo si nota subito da questi sedili anatomici di impostazione sportiva, che contengono molto e sono, tra l'altro, sono molto comodi. Abbiamo un volante, diciamo, sagomato per un'ottima presa, degli inserti in carbonio. Insomma, quando si sale su questa macchina si capisce di avere una macchina sportiva. Intanto abbiamo la parte motopropulsiva, qui è composta da tre elementi, diciamo così. Quello che è il motore aspirato, il classico motore termico, che è un 4 cilindri 1.6 aspirato, aggiornato con le ultime evoluzioni. Abbiamo doppio iniettore per cilindro, filtro antiparticolato, pompa dell'acqua elettrica. Questo, unito al propulsore elettrico, che, come abbiamo detto, è quello più utilizzato nella marcia comune che noi abbiamo, soprattutto in città, l'insieme di questi due hanno una potenza di 158 cavalli, che hanno la loro resa, perché quando vai a richiedere accelerazione basta stuzzicare un po' l'acceleratore e il motore risponde subito a un'erogazione molto brillante, pronta e molto brillante. E anche nella marcia, quando si è in marcia e ti serve l'accelerazione per affrontare un sorpasso, comunque vuoi un attimino uscire
magari di corsia per affrontare un sorpasso, lei risponde, il motore risponde bene, insomma. L'insieme di questi due motori rispondono molto bene. La percorrenza di curva è davvero buona, lo sterzo trasmette esattamente quello che stanno facendo le ruote a contatto col terreno e questo è molto importante. Si guida in modo fluido nel traffico, è docile e tutto quanto, però quando vogliamo richiedere insomma un attimino di brio in più non si fa certo cogliere impreparata. Abbiamo un'ottima visibilità per quanto riguarda sia frontale che laterale, colpo d'occhio di un attimo sugli specchietti, posteriore, anche in manovra l'abbiamo visto. Eccoci qua, un paio di curvette dove assaggiare un attimino la macchina con un po' più di brio. Qui come abbiamo visto, anche in questo caso, come dicevo, l'assetto è veramente molto azzeccato. La sensibilità sul volante è ottima, l'inserimento, la macchina è precisa, percorre bene le curve. Senza problemi. Allora, eccoci qua alla fine del nostro giro. Siamo andati a provare la nostra Sporter RS Line E-Tech. L'abbiamo provata sia in città, sia siamo andati a scovare qualche stradina un po' appena fuori Milano per poter un attimino lasciare briglia sciolta a questa macchina che meritava. Allora, che dire? Innanzitutto che ci ha soddisfatto, perché, come detto, allora, la posizione di guida ottima, impugnatura del volante buona, feeling del volante ottimo, devo dire, sulla strada, assetto della macchina, a mio avviso, tarato molto bene, in grado di assorbire l'asperità della strada cittadina. Ma anche fuori abbiamo visto che ci siamo beccati qualche asperità non male. Motore, come abbiamo detto, gruppo motopropulsore brillante. Quando abbiamo messo giù l'acceleratore, non si è fatto pregare, ma ci ha subito dato accelerazione, potenza, un bello scatto. Quindi, che dire, siamo soddisfatti. L'interno ci è piaciuto, il sedile è veramente bello e comodo, perché è della giusta densità come durezza, e ottimo come contenimento, l'abbiamo visto appunto prima nelle curve, e comodo perché insomma abbiamo fatto un po' di chilometri e naturalmente insomma ci sentiamo bene. Per cui, che dire, a noi ci ha convinto. Abbiamo parlato prima, abbiamo accennato di tutte le varie agevolazioni di cui godono appunto le macchine elettrificate. Per tutti i maggiori dettagli, naturalmente, sul nostro articolo scritto potete trovare veramente tutti i dettagli che riguardano una parte di queste agevolazioni e tutta un'altra serie, anche quelli che sono gli accessori di bordo e così via. Che dire, guardate il nostro video, così in questo caso vi spieghiamo come va e vi mostriamo come va, e comunque restate con noi anche per il resto. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube cliccando sulla campanella, in modo da poter seguire un po' quelli che sono tutti i nostri contenuti, le nostre prove. A questo punto io vi saluto e vi direi alla prossima. Ciao!